Bene amici di underdeblog.it, oggi vediamo cosa contiene insieme la confezione dello Huawei Ascend P7. Eccola qui quindi la confezione dello Huawei Ascend P7, uno smartphone che si colloca sicuramente nel settore top di gamma per quanto riguarda l'azienda cinese Huawei, che adesso andremo a vedere cosa contiene nella confezione di vendita, che è questa stessa che vedete qui sotto la nostra telecamera. Andiamo subito a tirare fuori lo smartphone dalla confezione e vedete subito che lo troviamo in questa parte superiore. Questa parte superiore che ci ferma lo smartphone con questa fascetta di carta e quindi ci permette di rimuoverlo solo in questo modo, quindi facendo un piccolo sollevamento della confezione. Mettiamo da parte quindi lo smartphone e vediamo un po' cosa contiene nella restante parte, la sua confezione di vendita. Abbiamo qui infatti la spilletta per rimuovere la SIM in formato micro che è presente sul lato destro dello smartphone. Poi in questa piccola sottoconfezione abbiamo tutti quelli che sono i manuali di istruzioni e garanzia, e abbiamo anche, se riusciamo a farli uscire fuori, vedete questi tag NFC a cui è possibile abbinare delle funzioni e poi diciamo farle funzionare con lo smartphone abilitando la funzione di NFC che troviamo nel reparto connessioni. E abbiamo poi qui in quest'altra sottoconfezione il caricatore USB con presa non europea. Infatti siamo rimasti un po' strani e straniti da questa scelta di Huawei, ma sicuramente sarà un problema tra virgolette che abbiamo avuto noi con la confezione che ci ha fornito l'ufficio stampa. E abbiamo poi qui il cavo USB micro USB di buona fattura e dal design anche piuttosto elegante. Andiamo a vedere invece lo smartphone, quindi andiamo a dare una prima occhiata a quello che è il top di gamma di casa Huawei, e come vedete qui sotto è un dispositivo davvero molto bello per quanto riguarda l'aspetto esteriore. Un design veramente ben fatto, quindi diciamo materiali molto pregiati, quindi la back cover in vetro e le finiture in metallo nelle parti laterali fanno di questo smartphone davvero uno dei più belli del 2014. Purtroppo però non è possibile dire lo stesso dell'aspetto relativo alle prestazioni, visto che comunque abbiamo una scelta abbastanza particolare per quanto riguarda la componentistica hardware interna. Non a caso Huawei ha integrato su questo top di gamma per il 2014 un processore proprietario, quindi abbandonando Snapdragon ed utilizzando un iSilicon quad core da 1,8 GHz, che comunque non riesce a garantire delle performance eccellenti, come adesso poi vedremo nella recensione completa del top di gamma di casa Huawei. Ad ogni modo, per riepilogare velocemente le specifiche di questo device, abbiamo delle dimensioni pari a 139,8 x 68,8 x 6,5 mm di spessore, 124 grammi di peso, e un display da 5 pollici con risoluzione Full HD con dei colori veramente ottimi. Memoria interna da 16 GB espandibile con micro SD, memoria RAM 2 GB, fotocamera da 13 megapixel con flash LED e fotocamera frontale da ben 8 megapixel, che garantisce delle foto con fotocamera frontale davvero di altissima qualità. La recensione arriverà presto sul nostro canale, quindi non vi resta che continuare a seguirci. Per Android Blog, Nicola De Cillis.